Grazie, piacere. Grazie, 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 bentornata. Cara. Grazie. Bentornata. Allora, abbiamo chiesto anche a Laura Rovetti di tornare a trovarci e tra poco la troveremo al suo leggio. Grazie per queste letture così belle e così importanti. Allora, Antonella Ghinoni ci racconta le belle storie di amore e di amicizia raccontate nella Bibbia, nel Vecchio e nel Nuovo Testamento. Lei, biblista, lo sappiamo tutti, laureata in teologia alla Pontificia Università Gregoriana, è autrice di alcuni libri della collana I Petali delle Paoline, che raccontano, cito testualmente, la storia del popolo di Dio attraverso le grandi figure femminili della Bibbia. E io ho fatto una promessa oggi di non farle complimenti. Grazie Paola. Però voi lo vedete dalla mia faccia. I complimenti, intanto vediamo qua l'argomento di oggi, Rebecca, la sposa cercata. I complimenti, la Ghinoni se li attira, insomma, e quindi va bene. Parliamo con lei ringraziandola ancora una volta. La volta scorsa ci siamo trovati con Sara e con Abramo. Andiamo invece a parlare oggi di Rebecca e di Isacco. Brevemente, chi sono? Continuiamo esattamente la storia di Abramo. Abramo, esattamente, continuiamo. Noi continuiamo, bene. Facciamo puntate. Allora, continuiamo. Abramo e Sara hanno avuto il figlio della promessa, Isacco, Isaac, che vuol dire ridere, sorridere, giocare, fare cose gioiose. Ma quando questo figlio diventa grande, ha bisogno di una sposa per continuare l'elezione con Dio. Nel mondo biblico si dice, dai rabbini, Dio, chachat, uno ha bisogno di far storia con due, moglie e marito, perché così si continua la storia della salvezza. Dal libro della Genesi, capitolo 24, versi 10-15, Laura Rovetti. Il servo prese 10 cammelli del suo padrone e, portando ogni sorta di cose preziose del suo padrone, si mise in viaggio e andò in Aram Naharaim, alla città di Nahor. Fece inginocchiare i cammelli fuori della città, presso il pozzo d'acqua, nell'ora della sera, quando le donne escono ad attingere. E disse: Signore, Dio del mio padrone Abramo, concedimi un felice incontro quest'oggi e usa bontà verso mio padrone Abramo. Ecco, io sto presso la fonte dell'acqua, mentre le figlie degli abitanti della città escono per attingere acqua. Ebbene, la ragazza alla quale dirò «Abbassa l'anfora e lasciami bere» e che risponderà «Bevi, anche ai tuoi cammelli darò da bere», sia quella che tu hai destinato al tuo servo Isacco. Da questo riconoscerò che tu hai usato bontà verso il mio padrone. Non aveva ancora finito di parlare, quando ecco Rebecca, che era figlia di Betuel, figlio di Milca, moglie di Nacor, fratello di Abramo, che usciva con l'anfora sulla spalla. Allora, quali sono i punti forti più importanti in questo tempo, voglio dire forti, di questa lettura? Allora, questo capitolo è un capitolo importantissimo per la storia di Abramo e Sara, di Isacco e Rebecca, che continuiamo la storia. Sara era morta e quindi c'era bisogno di una moglie per Isacco. Allora, cosa fa Abramo? Abramo fa un patto con Eliezer, non è stato letto questo brano, ma è l'inizio del capitolo 24. Fa un patto con Eliezer, che è il suo servo, il più, quello che aveva tutti i possedimenti, che li gestiva di Abramo. Il più fidato. Abramo era molto ricco, molto ricco. E quindi gli chiede di andare nel suo paese per prendere una sposa per Isacco, perché Isacco, figlio della promessa, non può uscire dalla terra promessa, le due promesse di Abramo. E quindi Eliezer parte con 10 cammelli. È una carovana di cammelli e qui è una cosa meravigliosa, perché Eliezer è un servo, non è neanche ebreo, eppure Eliezer ci insegna che cos'è la preghiera, come pregare Dio. Perché Eliezer è molto furbo, come i santi, dico io, che sono sempre molto furbi con Dio. Quando prega, sì, perché chiede un segno. Sì, chiede certo. Un segno a Dio. E gli chiede una ragazzina bella, pronta, ospitale, che sia generosa, pronta a fare un sacrificio molto grande. Noi l'altra volta avevamo visto Genesi 18 con Abramo, quando arrivano i tre uomini o tre angeli, quanto corre.
così farà Rebecca adesso. Continuerà a correre, questo dirà l'ospitalità, ma la preghiera di... È interessante perché c'è un verbo anche bellissimo. I cammelli si inginocchiano, cioè è come se Eliezer pregasse con tutta la natura, con tutti i cammelli. Certo, è vero. E non appena ebbe terminato, anche qui forse a volte ci viene un po' nervoso perché ci sono delle preghiere che sono esaudite dopo tanti anni. Qui il testo biblico scrive: non appena ebbe terminato, sarebbe in ebraico, è bellissimo, di parlare al suo cuore. La preghiera è anche parlare al cuore. Lì ecco che spunta Rebecca, che arriva al pozzo. Il pozzo nella Bibbia è il topos dell'innamoramento. Ah. Eh sì, quando un uomo e una donna si incontra al pozzo, qui sappiamo già che va a finire scatta male. Scatta il colpo di fulmine. Esattamente, va a finire bene, anzi. E quindi cosa succede? Che lui vede Rebecca, ha fatto prima la preghiera, ha chiesto un segno a Dio. Pensa che Gandhi... Sua moglie un giorno gli dice, no, che Gandhi insomma non era cattolico, però un giorno sua moglie gli dice: ma senti, ma Dio a volte risponde, a volte non risponde. Gandhi gli ha risposto: no, guarda, Dio risponde sempre, a volte risponde sì e a volte risponde no. Ma che meraviglia. Sì, incredibile, perché noi possiamo imparare da tutti, e qui impariamo da Eliezer a pregare. E anche il popolo ebraico impara da un servo cosa vuol dire una vera preghiera, chiede un segno e il segno si realizza. Genesi capitolo 24 versi 61-64. Così Rebecca e le sue ancelle si alzarono, salirono sui cammelli e seguirono quell'uomo. Il servo prese con sé Rebecca e partì. Intanto Isacco rientrava dal pozzo di Lacairoi, abitava infatti nella regione del Negev. Isacco uscì sul far della sera per svagarsi in campagna e, alzando gli occhi, vide venire i cammelli. Alzò gli occhi anche Rebecca, vide Isacco e scese subito dal cammello. È il primo colpo di fulmine che troviamo? Sì, è proprio il primo colpo di fulmine nella Bibbia. Ma è interessante vedere questa cosa, che la sposa in realtà l'ha scelta Dio. È vero che era della famiglia di Abramo, perché era nipote. È vero che era della famiglia di Abramo, era perfetta, era ospitale. Però noi non ci aspetteremmo da una scelta di Dio per continuare l'elezione questo innamoramento, ma qui c'è proprio descritto il primo colpo di fulmine nella Bibbia. Ed è stato letto, perché è sempre tradotto così, che Rebecca scese dal cammello. Attenzione, alzò gli occhi e vide. Sì. Isacco alzò gli occhi e vide. Quindi l'innamoramento nasce dagli occhi. Uh-huh. Il bene e il male parte tutto dall'occhio nella Bibbia. Sì. Quindi nasce dagli occhi, si incontra, e poi in ebraico è scritto: cadde dal cammello. È il verbo nafal, e solo che è sempre tradotto con scendere, ma in realtà Rashi, commentarista ebraico, che sì, conosceva bene queste cose umane, ha detto: ma certo che cade dal cammello, perché gli è preso una emozione sulla schiena. Sì, Rashi è uomo, ma ragiona, capisce le donne. Noi dicevamo, non so, io da giovane dicevo le farfalle nella pancia, le rane. Sì, 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 certo. Ecco, queste cose qua. Allora, la Bibbia, siccome è povera a descrivere, non dice i sentimenti, però te li fa capire con le azioni. Quindi lì ti fa capire che proprio Rebecca sei innamorata. È meravigliosa, Langhinoni, è meravigliosa. Fa capire tutto a tutti, è una cosa... Un applauso, signore, scusate, no, non la imbarazziamo, ma quasi sì, se lo merita. Allora, mi ritrovo, Genesi capitolo 25 versi 21-23. Isacco supplicò il Signore per sua moglie, perché ella era sterile, e il Signore lo esaudì, così che sua moglie Rebecca divenne incinta. Ora i figli si urtavano nel suo seno ed ella esclamò: se è così, che cosa mi sta accadendo? Andò a consultare il Signore. Il Signore le rispose: due nazioni sono nel tuo seno e due popoli dal tuo grembo si divideranno. Un popolo sarà più forte dell'altro e il maggiore servirà il più piccolo. Grazie, grazie a Laura Rovetti. Antonella.
E qui c'è proprio la profezia. Allora, intanto Isacco si sposano, cioè il primo matrimonio nella Bibbia dopo l'innamoramento, ma il matrimonio è descritto in un versetto, perché la prese, sì, se la mette nella tenda di Sara, che era sua mamma, che è morta, e quindi se la sposa, punto e basta. Però attenzione, perché per la prima volta nel testo biblico ricorre il verbo aav in ebraico, che è dolcissimo, amare, e l'amò e fu consolato dopo la morte della madre. Quindi ti dice che l'amore ti toglie la morte dal cuore e ti dà questa consolazione, questa nuova vita. Poi però io dico sempre che i bambini nelle favole no, si sposano e vissero per sempre felici e contenti, invece anche qui lei che abita nella tenda di Sara soffrirà la sterilità come Sara, come la Sara. Sterilità va avanti e qui si vede però l'amore del marito, perché lui prega per lei. Ed è meraviglioso, nel Talmud addirittura, allora nella Bibbia lui prega di nascosto solo per lei, nel Talmud, la tradizione rabbinica, aggiungono anche che lui la prende con sé, la porta sul monte Moria, dove era stato legato, il sacrificio di Isacco, quello che è invece l'Akedah, la legatura, dove era stato legato, e lì pregano insieme. C'è una preghiera bellissima. Quindi questo ci dice un grande messaggio per le coppie di oggi. E quando c'è un dolore, uno può pregare per l'altro, di nascosto, ma si può anche pregare insieme e si riceve una forza, che è vero, però attenzione che i bambini nascono dopo 20 anni. La preghiera di Eliezer è stata esaudita subito, questi due gemelli, perché poi Rebecca ha un oracolo, avrà due gemelli. Esaù e Giacobbe nascono dopo esattamente 20 anni. E io per 20 anni starei a sentire Antonella Anghinoni, ma devo chiudere perché purtroppo è così. Ringraziandola tantissimo, grazie. La aspettiamo ancora per questo lungo viaggio che ci racconterà questi amori all'interno della Bibbia. Ci fermiamo per un istante per vedere queste immagini, abbiamo quasi finito. Segreti e bugie, però qui la Bibbia non c'entra. Segreti e bugie è un film, vediamo. Devo fare in modo di vederla. E tua sorella? Pensavo che chiamava questo fine settimana. Se ci soffri tanto, perché non lo chiami tu e tuo fratello? Da qualche parte, non sappiamo dove, c'è tua madre naturale. Madre Bianca. Se sapeva di Cinzia, sai, no, prima che lei nascesse. Non lo so. Che c'è, Gioia? Riguarda Elizabeth. Elizabeth, Elizabeth chi? La bambina Elizabeth Parley. Il dramma di una famiglia inglese alla scoperta di una verità celata per anni da dubbi, incomprensioni e paure. È tale e quale a sua madre. Ah sì? È mia figlia. Segreti e bugie, questa sera alle 21.05. È un appuntamento al quale tengo tantissimo da quando è iniziata. Allora, Solare Anna De Simone, eccola qui, che con il nostro... Eccola qua. Anna, due baci. Allora, grazie Paola. Guardate questa ragazza che lavora con... L'Ufficio Acquisizioni TV 2000. Ufficio Acquisizioni TV 2000, sì. Insieme a Matteo. Sì, Matteo D'Arienzo, Antonia De Santis, Gabriella Tafuri. Ecco, e che è maledettamente timida e maledettamente brava. Questa è la particolarità. Non andiamo così, è un'andatura tipica. Segreti e bugie. Sì. Allora, perché vedere questo film? Allora, dunque, è un film inglese del 1996, la regia di questo noto regista che si chiama Mike Lee. È un film che è stato molto premiato a Cannes, vinse il premio La Palma d'Oro come miglior film e anche un premio della giuria ecumenica, quindi insomma è anche una delle ragioni per cui l'abbiamo scelto. Certo. È la storia di questa giovane donna di colore che resta orfana e desidera andare alla ricerca della sua madre naturale. Si affida a un assistente sociale che la aiuta, la mette in comunicazione con lei e dopo un primo momento, diciamo, iniziale di shock da parte di tutte e due, recuperano un grande rapporto di affetto, di affettività. Basta così, la De Simone è mille volte, mille preghiere per farla entrare, poi dobbiamo fermarla. Venite tutti con me, venite tutti con me. Va bene, comunque non perdetelo. Non perdetelo, non perdetelo. Quello che vogliamo dire è che l'Ufficio Acquisizioni di TV 2000 lavora con Anna, con Matteo, con queste persone straordinarie al valore del cinema, quel cinema che noi come TV 2000 vi proponiamo nel migliore dei modi ogni giorno. Grazie Anna. Conosciva la Divina Misericordia e poi Facondo Niccoli con Siamo Noi. L'ora solare ritorna, basta che teniate la finestra spalancata. Grazie a tutti, a che ora stasera? 21.05. Ora solare.